L'arpa ha 5.000 anni e ha attraversato tantissime culture, assiro-babilonesi, egiziane, ebraica, fino a passare poi ai greci, ai romani e arrivare ai celti, irlandesi, che hanno aggiunto una colonna, molto semplicemente, alla struttura dello strumento, e poi da lì si è diffusa in tutta l'Europa e poi dall'Europa in tutto il mondo. Verso il 1200-1300 incomincia a diffondersi soprattutto sulle Alpi, una cosa misteriosa, ma forse per via dei cammini, dalla possibilità di camminare, di attraversare territori in modo, come dire, anche meno pericolosi all'epoca. Comporre musica per arpa oggi è cercare, come dire, l'essenza di questa memoria collettiva, perché è uno strumento che spazia veramente in tantissime culture, in tantissime, come dire, modi di intendere la musica, poi dalla musica latinoamericana fino alla musica celtica, fino alla musica popolare del sud Italia, fino alla musica tirolese. La musica qui si sposa bene perché genera una dimensione di percezione nuova, se si riesce chiaramente ad avere un contatto. Così avviene attraverso la religiosità e attraverso la cultura.